Le fonti advisory update, ben ritrovati a voi tutti. Allora, inflazione picco vicino, ma rincari rimarranno. Ripartiamo dalla parola chiave non solo del periodo, ma ormai dell'anno 2022. Lo avevamo già messo in conto lo scorso anno, forse non in maniera così evidente, ma insomma faremo un po' di ragionamenti intorno ai rincari e intorno alle sfide che il mercato fin da quest'estate bollente deve farsi carico, ma soprattutto in vista della ripartenza a settembre, anche con tutte le operazioni delle banche centrali che devono in primis controllare proprio l'inflazione, ma facendo sì che l'economia non rallenti eccessivamente. È un po' sempre la stessa musichetta che suoniamo e cantiamo, canzoncina, musichetta e canzoncina, ma che rimarrà ancora, credo, per un bel po', anche se qualcuno sostiene che siamo al picco. Quindi, se fossimo davvero al picco, dovremmo pensare che piano piano potremmo andare verso un periodo più leggero. Ma insomma, tutto sarà ancora da vedere e ne parliamo oggi con, non solo di questo, ma sicuramente in modo predominante, con Jean Ergas, che ringrazio perché è collegato dall'America e quindi per lui è Sì, proprio un buongiorno appena svegliato, giusto? Siamo assolutamente. ancora sul buongiorno borsa. Sì, qui siamo alle 5:30 al mattino, vi ringrazio per avermi svegliato presto, così veramente farò molto di più in questa giornata che spero prometta molto bene e anche forse buone notizie finalmente. Speriamo. Allora, Gian, partiamo proprio da quello che stai dicendo tu. Insomma, in questi ultimi giorni abbiamo visto i mercati dare delle buone informazioni, definiamole così, con una buona impostazione nelle contrattazioni. È un po' la riflessione del momento, cioè siamo a un punto di svolta oppure è un respiro un po' fisiologico? Ripeto, partiamo da qui e poi andiamo ad analizzare tutti i vari punti. Ma io credo che effettivamente sì, abbiamo visto che i mercati sono ripresi abbastanza, hanno fatto questo specie di micro mini boom. Ricordiamoci anche molto buying, che non è direzionale, sono coloro che entrano sul mercato per riassestare la loro asset allocations. Però che direi in principio quello che sono due fattori. Uno è che forse non so, io non credo assolutamente che sia questo famoso picco, non ho ancora ben capito cosa debba essere, perché l'inflazione è diversa per tutti e colpisce in modo diverso tutte le fasce, diciamo così, di reddito, non c'è una metro uniforme. Però c'è un feeling che forse riusciremo ad evitare il peggio dal punto di vista qui negli Stati Uniti di una recessione economica. Questo è molto importante, abbiamo visto ieri i dati sui servizi hanno sorpreso, i servizi sono una parte forse essenziale dell'economia americana, allora la gente si sta spostando dall'asse dove dice per esempio ah, qui l'economia crolla, nessuno compra nulla, all'asse dove dicono sì, comprano meno beni, meno frigoriferi, forse meno computer perché non sono più tappati in casa, tipo il Conte di Montecristo e il Montdantes, però stanno soffrendo di servizi, questo è estremamente importante. Questo è il primo punto, diciamo, da cui bisogna approcciarsi, che forse qui non tutto è finito e non andiamo avanti, non stiamo dirigendo tipo il Titanic sull'iceberg, ma sia verso, diciamo, una grande recessione. Questo è il primo punto. Secondo punto è chiaramente il lato geopolitico che bisogna tenere molto bene in considerazione e noi siamo seduti su una polveriera, Taiwan. Posto più pericoloso del mondo, Cina dice targeted military operations, ossia esercitazioni militari, diciamo molto laser focus. Questi non stanno più parlando di manovre, hanno accerchiato Taiwan, è una situazione molto complessa. Non so se ci troviamo davanti a una nuova Ucraina dove nessuno ci credeva e poi è scoppiato il botto. Qui abbiamo, diciamo, scavalcato l'economico e siamo arrivati all'essenza dello Stato moderno, che è la sovranità. Dunque, sono questioni abbastanza ostiche, ma direi che dal punto di vista economico qui c'è un feeling potenzialmente, anche se ci fosse, diciamo così, un indietreggiamento, sarà un indietreggiamento di tipo ciclico voluto dalle banche centrali e non sarà una crisi sistemica. Ok, Gian, guarda, torno su quello che dicevi tu poco fa, il concetto di picco che è molto astratto, cioè è molto relativo, cioè da un po', peraltro da un po' di mesi che si parla del raggiungimento del picco, per esempio già da maggio, giugno, insomma, quando effettivamente l'inflazione è arrivata o ben oltre l'8%, ma insomma, invece continuiamo a salire, quindi co come si fa de a delineare quello che è, a definire quello che è il picco dell'inflazione? Ma io direi che effettivamente qui si usano due parametri. Il primo è siamo headline, che è quello che comprende anche la famosa volatilità, ossia cibo e così carburante, e poi c'è il famoso core che li esclude. Io credo che queste siano distinzioni assolutamente fasulle, semantiche e degne dei peggiori dei sofisti dal punto di vista filosofico, perché a un certo punto se aumenta la benzina il prezzo degli altri beni aumenterà anche, dunque c'è il pass-through. Dunque Certo. noi stiamo vedendo a questo punto che poi uno dice ma io non mangio, dunque non soffro l'inflazione perché sono convertito a energia alternativa. Io vado al nucleare, vado, non so, al solare, al sole,
ore, mi metto al sole, io non devo mangiare. Sono ragionamenti assolutamente assurdi. Allora, io credo che effettivamente il discorso sia molto semplice. Qui definiamo il peak in termini del CPI core, e il CPI core rimane sempre ai livelli molto alti, è quello devolatilizzato. Io il peak non lo vedo ancora per un motivo, che c'è un peak statistico e non c'è un peak politico. Ossia, il peak politico è quello che io pago per mangiare, è questo che sta spingendo, diciamo, questo grande timore dell'inflazione, dove la vera inflazione per molti americani siamo al 25-30%, quello che loro devono pagare alla cassa del supermercato. Bravo. E non gli importa nulla. Mm-hmm. Quando rimangono senza un soldo e qualcuno dice: ma non si preoccupi, qui siamo arrivati al picco, adesso tutto ne vai a casa. Ho visto un'altra volta con quattro borse pesanti perché non hai più i soldi per il carburante, ma guarda che tra tre mesi la situazione migliora. Ossia, quello che noi stiamo affrontando qui negli Stati Uniti non è tanto una crisi dell'inflazione, ma una crisi di liquidità, dove il 61%, diciamo così, dei households, delle famiglie, ossia arranca ad arrivare alla fine del mese, e di cui il 50% anche con persone che guadagnano sopra, penso, i $100,000. Dunque siamo una cost of living crisis che è molto seria, e di picco lì non sembra essere ancora arrivato, e vedremo cosa succede ai midterms a novembre. Dunque, ecco, c'è un nesso molto 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 forte. Eppure se appunto si cerca inflazione anche banalmente online, si vede continuamente questa parola picco. Allora, al picco, sì, inflazione colpisce di più, per esempio sull'Italia si va per zone, sì, geografiche, quindi il mezzogiorno, eccetera eccetera. Anche sull'America, i mercati guardano all'America, ci sarà il picco dell'inflazione, insomma adesso si sta un po' battendo su questo punto, ma indipendentemente da questo, Gian, facciamo finta di pensare che siamo vicini a questo famoso picco, però credo che i rincari continueranno a esserci, non è che se l'inflazione scende domani, è appunto, perché poi è questo il punto. E peraltro i rincari maggiori, proprio in questi giorni è uscita la classifica dei maggiori aumenti dei prezzi, riguardano i beni alimentari, di cui non possiamo fare a meno, ovviamente. E quindi la domanda è questa, cioè quando cominceremo a vedere il nostro portafoglio un po' più alleggerito in termini di inflazione, ovviamente? Domanda numero uno. E poi andiamo a parlare anche della Fed, che ha detto, sempre relativamente all'ipotetico raggiungimento del picco, ma il nostro lavoro non è ancora terminato. Questo ci permette di collegare le due questioni. Prego. Allora, io credo che effettivamente, appunto, l'alleggerimento effettivamente del portafoglio, questo non avverrà, perché non saremo ad inflazione zero. Anche se fossimo ad inflazione zero, ricordiamoci che i prezzi sono già aumentati. Qui abbiamo visto il recupero dell'inflazione, non l'iperinflazione. Qui per 10 anni l'inflazione non c'è stata, praticamente in alcuni stati, negli Stati Uniti per esempio, eravamo in deflazione. Dunque qui siamo a un nuovo price level. Qui sta cominciando una nuova time series, una nuova serie statistica di dati che bisogna enumerare e bisogna studiare. Quello che è stato prima, secondo me, effettivamente appartiene a un'epoca proprio stato d'eccezione, epoca data della pietra, chiaramente oramai siamo entrati in un altro euro. Questo è molto importante. Dunque, alleggerimento non credo, non ci sarà forse un ulteriore peggioramento, adesso siamo a zero, ma ricordiamoci che l'inflazione continua. L'inflazione può continuare anche a 3, 4, 5% anche su core, mentre questi tentano di farla scendere. Dunque sarà sempre questo impatto. Questo è poco ma sicuro, qui le cose sono cambiate, c'è stato un ridimensionamento del potere d'acquisto dei singoli e andrà a colpire coloro che vivono di reddito, che non hanno per esempio questi argini anti-inflazione che possono essere gli immobili o certi assets, esatto, come si vuol dire qui, di tipo reale. Dunque per questo che l'inflazione non è un problema economico, è un problema sociale, è un problema di liquidità immediata. Certo. Questo è il primo. Ossia, questo è estremamente importante, non aspettiamoci che le cose, non ci dobbiamo aspettare che le cose cambino da un momento all'altro, perché non cambieranno, questo è estremamente semplice, ci sarà l'inflazione, non ci sarà deflazione. Guarda, banalmente, esatto, banalmente è un po' il concetto di cui ho parlato anche a lungo nelle scorse puntate, negli scorsi giorni. Se diminuisce, se cala il prezzo del petrolio, non è che andiamo alla pompa di benzina e la benzina costa meno, cioè non è immediato questo, anche se spesso avviene il contrario. Per esempio sul petrolio, quando aumenta subito vediamo rincari sulla benzina, ma questa è un'altra storia, non voglio certo parlare adesso con te, però il tema è questo, non è che se domani l'inflazione scende tutto tornerà nella normalità, insomma ci vorrà un po' di tempo a livello di economia di tutti i giorni, di economia quotidiana. Sì, 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 sì.
Sì, assolutamente sì, ricordiamoci che i prezzi rimangono alti, ossia qui abbiamo stabilito una nuova soglia, il discorso finisce lì e abbiamo ristabilito a questo punto, secondo me, ossia quella potrebbe essere, diciamo, la supremazia del capitale sul reddito. Ricordiamoci che ci può essere un periodo di bassa inflazione in cui chiaramente coloro che hanno un reddito possono usufruire di molti benefici, per esempio, perché il loro reddito, diciamo, o può avere di più o non perde valore, ma nel momento in cui scatta l'inflazione c'è questo spostamento dell'asse del potere all'interno societario da coloro che hanno reddito a coloro che hanno capitale, e noi stiamo entrando nella fase del capitale. Questo è molto pericoloso dal punto di vista sociale. Poi parliamo anche della famosa benzina, ossia qui chiaramente siamo scesi da 5 dollari a 4 dollari, la benzina è ancora un gallone, l'unità che usano qui, la benzina è sempre molto cara e abbiamo un calo di consumo della gasolina. Dunque, qual è il vero punto? Il vero punto è che uno, non c'è sempre un patrono immediato, due, ci sono inefficienze a livello proprio del mercato che fanno sì che questo pass-through non sia immediato anche per l'intermediazione su diversi beni, e tre, vediamo anche che molti si stanno rendendo conto, la robusta paga va diminuendo. Estremamente semplice, non c'è un pass-through immediato. Questo non è come le società petrolifere, vediamo i grossi risultati di alcune che veramente sono una forma di trading sui futures, ossia salgono i futures, loro fanno soldi, scendono i futures, loro non fanno soldi. No, qui è un discorso estremamente complesso e ricordiamoci che non sarà il prezzo della benzina a determinare il tutto, ma il prezzo di tutta una serie di input. Sì, la benzina meno cara può influire, però che stanno salendo anche per motivi secolari e non ciclici, tipo una spinta verso, diciamo, la localizzazione e non più la delocalizzazione, costi di produzione superiori, questo è estremamente importante, rivendicazioni salariali che esplodono sempre in modo differito per fare il recupero sulla perdita di potere d'acquisto. Dunque io non farei un discorso che noi possiamo fare queste previsioni sulla base del trading, certo, di futures, certo, del petrolio. Ecco, sto leggendo che ci sono le considerazioni anche della Banca Centrale Europea, adesso torniamo anche sulla Fed, ma insomma le considerazioni sono uguali, inflazione eccessivamente elevata, avanti con percorso normalizzazione. Ricordiamo che anche la BCE ha avviato l'iter del rialzo dei tassi e ha dato il via al TPI, quindi lo scudo antispread, proprio per aiutare i paesi in difficoltà. Fed, andiamo all'altro titolo, Fed su inflazione, il lavoro non è terminato, appunto quello della BCE è appena iniziato, la Fed ha iniziato un po' prima, ma siamo solo all'inizio, Gian, quindi la Fed ha avvisato? Ma la Fed ha avvisato in maniera estremamente chiara tramite, diciamo, portavoce, che è sempre stata una colomba ultra, la signora Daly della Fed di San Francisco, quando lei ha detto we are nowhere near, non siamo neanche vicini a dove dovremmo essere, quello veramente fu l'omen, fu il segnale, fu l'eclissi solare. Questi andranno avanti a questo punto. Loro non possono far scendere l'inflazione gradualmente, la devono far scendere di botto. Ricordiamoci, io ho vissuto da ragazzo l'epoca del famoso Paul Volcker, quando arrivano all'80 l'inflazione stava toccando il 18, non so, dei tassi assurdi per gli Stati Uniti, avevamo un'inflazione del terzo mondo, nel paese più all'epoca avanzato economicamente del globo, lui fece una stretta monetaria terrificante e riuscì a far scendere l'inflazione nel corso di 2 anni al prezzo di 2 recessioni una dopo l'altra, la famosa double dip, ossia recession. Dunque io credo che qui noi ci dobbiamo preparare a una Fed che sia abbastanza agguerrita, lo sta dicendo anche Bullard, abbiamo visto anche il capo della banca federale, Federal Reserve Bank di Richmond, che dice assieme a quello di Minneapolis, e quello di Minneapolis è molto importante perché lui è Kashkari e fu sempre una colomba anche lui ultra, che dice dobbiamo andare avanti anche al rischio di una recessione. Poi definiremo dopo questo nostro colloquio cosa vuol dire recessione, ma dal punto di vista dei tassi io mi aspetterei qui che ci sia chiaramente la clemenza di Tito come titolo della famosa opera. Questi vanno avanti, questi stanno facendo l'inflazione, qui abbiamo un problema sociale assolutamente enorme. È vero, è vero. Eh beh sì, perché poi questo si traduce in tante modifiche anche del comportamento di tutti i giorni, no? Perché poi siamo ormai, penso che ci siamo un po' abituati a ragionare in toto, cioè complessivamente, da quando purtroppo anche la pandemia è diventata un problema quotidiano. Però vedremo. Senti, a questo punto abbiamo iniziato così questo nostro dialogo, Gian, cioè mercati estivi sicuramente che si stanno confrontando con tutto questo.
questo che fanno. Io uso spesso l'espressione di un agosto che farà un po' da spartiacque rispetto al primo semestre del 2022, che si è concluso negativamente, lo sappiamo, anche proprio per gli indici azionari e per i mercati. E quindi adesso guardiamo al prossimo, insomma, però diciamo che per come stiamo ragionando oggi sembra quasi che non ci saranno chissà che cambiamenti, però appunto quanto potrà fare questo periodo di non so se vogliamo chiamarlo di stabilizzazione dei mercati. Appunto siamo partiti dicendo che i mercati stanno avendo delle performance anche positive, insomma, però facciamo già, quali sfide bisogna per forza prendere e quali diciamo con che visione lungimirante dobbiamo ricominciare poi ad affrontare la prossima parte dell'anno, ecco, giusto? Ma io credo questo. Ma io credo che effettivamente il discorso principale sia semplicemente questo, sia che o ci sarà questa stretta da parte della Fed o non ci sarà, e poi cosa faranno ora anche banche centrali. Secondo me è un discorso estremamente semplice, qui si passa praticamente dal privato al pubblico, al sovrano, al potere chiaramente quasi assolutista, quasi a un'epoca dell'assolutismo dal punto di vista della struttura politica, saranno le banche centrali dal punto di vista economico, sono una variabile indipendente, estremamente semplice. Cosa faranno? Ossia, prevarrà la volontà di combattere l'inflazione a tutti i costi e ristabilizzare un attimo l'economia mondiale affinché si possa sviluppare su base più duratura a lungo termine, o diranno all'ultimo momento, ma no, guardate qui veramente, basta, sì, qui abbiamo proprio paura, non vogliamo scatenare una crisi, per scatenare una crisi e dunque non lo faremo. Io credo che prevarrà il primo sentimento. Dunque le banche centrali giocheranno il ruolo da leone, credo che i mercati si stiano aspettando, si stiano attendendo ciò, ossia loro possono solamente pensare che forse non andranno fin lì dove loro stanno dicendo che loro andranno, ma io non lo credo veramente. Questa è la prima sfida: banche centrali, costo del denaro, economie costruite su economia drogata, ossia una specie di morfina, tassi zero, questa epoca è finita, basta, chiuso, e vedremo come bisogna andare avanti. Certo. Secondo punto, sarà chiaramente il punto energetico, secondo me. Qui veramente c'è un problema molto grosso. Il problema è in Europa. Perché in Europa? Perché l'Europa è una questione non solamente di prezzo, ma di disponibilità. Noi qui negli Stati Uniti non rischiamo il minimo rischio, corriamo il minimo rischio di chiudere la produzione perché manca l'energia. Qui l'energia c'è quanta ne vuoi, pronto a pagare, te la danno proprio cosa bizzeffe. In Europa questo non è il punto, abbiamo visto i dati questa mattina sulla Germania, sugli ordini delle fabbriche, e abbiamo visto chiaramente che molte fabbriche stanno già riducendo i turni e riducendo la produzione. Con questo è il punto veramente cardine, perché l'Europa a questo punto è una specie di crocevia, chiaramente, se l'economia internazionale, se l'Europa comincia ad arrancare, qui c'è un grosso problema. Io non so se riusciranno a risolvere il problema energetico o no, ma questo è chiaramente un punto molto 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 importante, ed è disponibilità all'opposto chiaramente di semplicemente una questione di prezzo. Qua dell'Europa vediamo anche tutta la situazione della crisi politica che potrebbe scoppiare, io dico molto francamente, con la situazione italiana. Quello che ha molto colpito, e io ho sempre sospettato, è che la BCE sta già intervenendo sul mercato obbligazionario italiano che di altri paesi giudicati a più alto rischio, e vediamo che lo spread sta sempre sui 220, che vuol dire che il mercato è tendenzialmente short. A questo punto abbiamo il short del mercato contro la BCE, dunque lì attenti, perché qui a settembre può succedere qualcosa. Queste ecco, sono le sfide che l'Europa usa. Infatti, poi c'è l'Asia. Sì, guarda, scusami, ti interrompo solo su questo, perché proprio volevo inserirmi dicendo, peraltro poi c'è sempre la guerra da fare, che fa da sfondo, e ovviamente il conflitto in Ucraina ha però degli effetti diversi, siccome abbiamo parlato sia dell'America, quindi con le mosse della Fed, e adesso giustamente tu ti sei concentrato anche sull'Europa con le mosse della Banca Centrale Europea. Ovviamente gli effetti sono diversi, perché anche per questioni proprio geografiche. E approfitto per leggere un'altra considerazione che arriva proprio dalla Banca Centrale Europea, guardando l'attività economica, ha ricordato che ha decelerato un po' ovunque, anche nell'area euro sta rallentando proprio per effetto della guerra in Ucraina. Rischia di più quindi da questo punto di vista l'Europa, visto che stiamo parlando un po' dello scenario globale, Gian? Beh, assolutamente sì, perché qui, come dicevamo prima, c'è proprio un fatto di GDP, ossia questo è un fattore che loro non controllano quanto gas verrà pompato attraverso Nord Stream 1, quanto gas riusciranno a trovare tramite l'Algeria, Congo ed altri paesi, proprio con i quali ha stabilito che anche l'accordo d'Italia. Qui non c'è un piano B, noi abbiamo il piano B, qui noi ce l'abbiamo, noi abbiamo gas a bizzeffe proprio in quantità terrificanti, abbiamo petrolio, basta tirarlo fuori. Un discorso estremamente semplice. L'Europa va incontro a due sfide
spinta inflazionistica, quella esterna effettivamente che è estremamente forte e quella principale a questo punto che è il cost push, e poi c'è ancora sempre questo arrancamento di certe catene di fornimento. Ricordiamoci che appunto c'è anche sempre questo backlog, questo arretrato di domanda su beni specifici, ma noi vediamo ormai, oramai, questa Europa che si spinge sul cost push, su questa inflazione importata, estremamente volatile, non si riesce a fare un piano B, i governi europei, praticamente la loro banca centrale non è la BCE, dirò qui un'eresia tremenda, mi cruceranno il rogo tipo Giordano Bruno, la banca centrale è il governo russo che determina il tasso di inflazione e come alzarlo o come abbassarlo in Europa. Questa è la singola variabile indipendente più importante, e poi c'è tutto il rischio politico che secondo noi permane. Poi certo, c'è in Asia, certo, c'è un rischio molto grosso che è il grosso Taiwan. Io ti dico una cosa molto semplice, cosa molto interessante, ho studiato un mio eccellente studente che è un veterano della Marina americana, della US Navy, lui era in grado abbastanza alto, era imbarcato su un incrociatore e mi raccontò che ancora prima scoppiasse tanti anni fa questa storia con la signora Pelosi, loro dovettero attraversare lo stretto di Taiwan e ricevettero ordini tipo U-boat tedesco, ma veramente come nei film tipo U-boat 242, non fare rumore, non sbattere le porte, spegnere tutte le luci e praticamente non respirare perché questi sparano. Ossia, questo me l'ha raccontato, questa è una persona della US Navy, affidabile, una situazione molto tesa, stanno facendo targeted military operations, operazioni militari mai fatte intorno all'isola proprio, no? Mentre crescono le tensioni. Hanno accerchiato l'isola da particolari, chiaramente, c'è un blocco navale, loro possono mantenere il blocco navale, fare pressione, questa è Berlino nel 1961-62, quando i sovietici decisero di chiudere Checkpoint Charlie, ossia non c'era più transito, chiaramente, dalla parte ovest alla parte est, e gli americani dovettero forzare il blocco facendo risalire verso Berlino sull'autobahn, sull'autostrada i rinforzi. Qui c'è un grosso autobahn, dobbiamo raggiungere Taiwan? Sì, no, io che ho questa visita da Pelosi, chiaramente stiamo appena vedendo adesso gli effetti che avrà, perché c'è un altro problema molto grosso, è che c'è un gioco di potere all'interno della Cina e il signor Xi Jinping, lui forse può essere un po' più conciliatore, ma non se lo può permettere, perché c'è un'ala militare non economica che dice dobbiamo rispondere, qui può succedere qualcosa, questo è un rischio fail safe. E mi ricordo ancora il mio collega, il mio studente, eccellente studente David Alfano, che mi disse: professore, quelle 2 ore della mia vita mi sono sembrati 5 secoli. Finalmente siamo usciti e il capitano ha detto praticamente: ragazzi, potete respirare, perché lì il rischio c'è, qui non stiamo scherzando. Allora lui può saltare e c'è tutta una serie di sanzioni economiche, se loro chiudono lo stretto di Taiwan con queste sedicenti manovre, si bloccano le catene di rifornimento, un altro value chain sulle catene di rifornimento, sale l'inflazione e diventa una crisi tipo canale di Suez nel 56, una crisi tipo stretto di Tiran nel 67, e in entrambi i casi ci fu il conflitto. Qui non stiamo scherzando, questi sparano, qui è sovranità, non è economia, qui è l'essenza pura dello Stato sovrano che viene secondo loro intaccato. Grazie Gian anche per questa, insomma, per questo documento verbale che è molto molto preciso. Senti, per concludere, cosa potremmo rispondere alla domanda più generica, no? Di chi dice: ma insomma, è che fare allora mentre si aspetta il picco dell'inflazione, mentre si aspettano gli effetti degli interventi finanziari? Insomma, parlo ovviamente delle mosse degli operatori finanziari, degli investitori di tutti i giorni. Ma io non prevedo assolutamente, qui chiaramente io mi impegno, come sai, ho cresciuto nel trading del petrolio anche, dunque sparo dall'anca, ossia non ho paura, non ho timori. Io credo che non ci sia chiaramente questo grande crollo preannunciato da certi, fin dove può scendere l'S&P 500, insomma può fare di nuovo 3.600, 3.700 su molto profit taking, per esempio ha avuto un bull run molto forte, però io so che ti dico, ho guadagnato bene queste ultime settimane, adesso vendo un po', non vedo una crisi sistemica, dunque io dico questo, la mia posizione di base sarebbe di questo tipo. Ossia, premettiamo che abbiamo un floor, ossia nel prossimo mese può essere su 3.600, 3.700, forse 3.550 sull'S&P 500. Probabilmente chi è long rimanga long, ma faccia hedging, per esempio. Io farei dei hedging, qui farei molta attenzione, perché qui può scoppiare il fatto politico, è lì il problema, non è più a un certo punto, ossia vediamo un po' cosa succede, se facendo, loro si stanno esercitando col fuoco vivo, questo non l'hanno mai fatto. Qui un obice sbaglia, un giovane ufficiale perde il controllo, ossia fa una crisi di nervi, spara.
qui finisce, scoppia il finimondo. Questa situazione è molto complessa, dunque io direi probabilmente non crollo, probabilmente alcuni titoli probabilmente verranno recuperati, probabilmente siamo in una situazione di stallo e di relief rally, che il peggio non sia successo, ma ricordiamoci una Fed molto aggressiva e che il mercato sta andando incontro a dei, diciamo così come dicono qui, così a dei headwinds, o proprio il vento che ti viene contro molto molto forte, dunque bisognerà arrancare un bel po' qui, non sarà facile, hedged, probabilmente long per chi lo è, e aspettare forse un momento migliore per entrare, per aumentare le posizioni. Gian, io ti ringrazio moltissimo anche per questi suggerimenti più operativi sul finale, che servono sempre, sono sempre ben accetti, quindi ci sentiamo presto, ringraziamo Gian Ergas, buona giornata, buona giornata, e tanto ci sentiamo presto anche sulle fonti TV, non mancheremo di sentire il tuo parere sempre sempre preciso e puntuale, buon lavoro. Grazie altrettanto, grazie all'invito. Grazie.